Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo almeno un anno che ve l'ho promesso, posso tenere la promessa, gioco di parole, di farvi il video su tutti i miei piercing e tutti i miei tatuaggi. Perché? Perché il 16 di febbraio ho rifatto gli ultimi due piercing che volevo. Tutti i piercing e tutti i tatuaggi hanno un significato. Hanno piercer diversi, addirittura hanno due puntate a volte. Non so se riuscirò a ricordarmi tutto, ma ci proviamo. Vabbè, la prima cosa che ho fatto è stato l'orecchino al lobo a 18 anni, che vedrete nelle foto che metterò. Non ho una foto espressa del solo lobo, però in alcune foto vedrete anche l'orecchino al lobo. Perché quando si compiono 18 anni comunque si pensa di spaccare il mondo, poi in realtà, specialmente se hai una famiglia molto 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 poco propensa a concedere libertà, non cambia un cavolo. E quindi a 18 anni ho fatto questo orecchino al lobo. Il prezzo non me lo ricordo perché sono passati quasi 10 anni. Dolore zero, praticamente ho sentito come se mi avessero, come dire, messo qualcosa di caldo sull'orecchio e basta. Se non sbaglio, ho una cura molto più breve degli altri piercing, però non ne ho la certezza perché appunto sono passati quasi 10 anni. Aspettate che risponda a un messaggio, altrimenti mi risuona il telefono, poi non sta bene. Eccomi qua. Passiamo al secondo piercing che ho fatto. Per comodità vi faccio prima tutti i piercing, perché l'ho già fatto prima ed è venuto un casino e non si capisce niente. Il secondo piercing che ho fatto l'avevo fatto in realtà nel 2010. Si trattava dell'eyebrows, che come potete forse intravedere è ricomparso. Eyebrows sarebbe il piercing al sopracciglio. È ricomparso di recente perché purtroppo la prima volta era stato fatto male, al punto tale che mi ha proprio trapassato, cioè avevo la cicatrice, e ho rifatto l'eyebrows il 16 di marzo, sì, buonanotte, di febbraio, esattamente sullo stesso punto, per cui adesso non vedete più la cicatrice, e vi lascio una foto del particolare dell'eyebrows. Tre anni dopo l'eyebrows, nel 2013, ho fatto la prima volta il nostril, che è il piercing al naso, da un piercer diverso da quello attuale. Ho scoperto che l'ha fatto male perché per 3 anni ho avuto continuamente dolore, non è mai effettivamente guarito. E oltre ad avere dolore, proprio mi fuoriusciva dal naso. Ecco, ora non vi vorrei schifare, però questo succedeva, ragazzi. Anche questo è stato rifatto il 16 di febbraio dal mio nuovo piercer, e vi lascio la foto dove si vede bene il piercing al naso. L'ultimo piercing che ho fatto, l'ho fatto invece il 1º aprile dell'anno scorso, perché il mio piercer è di Torino e non viene sempre a Grosseto, cioè vive a Torino, vive e lavora a Torino. Doveva essere un regalo di compleanno, io non sono nato il 1º aprile, sono nato il 21, però il giorno disponibile era quello e quindi l'ho fatto. Si tratta dell'Helix, vi lascio una foto recente dell'Helix perché nella prima aveva i capelli un pochino sporchini, non me ne ero reso conto. Anche qui dolore pochissimo, perché comunque Stefano è bravissimo. E in tutti e tre i piercing che vi ho descritto, dopo quella al lobo, il dolore è stato sempre relativo. Mi sono dimenticato di dire i prezzi, quindi ve li dico. Allora, il lobo non me lo ricordo. Comunque poco, poca roba, perché è un tipo di piercing diverso. Il primo piercer che mi aveva fatto il nostril mi aveva fatto pagare 45 euro. Quello
quello che non è venuto bene. Il nostro il che ho adesso l'ho pagato 50. L'Elix lo stesso 50 e l'Eyebrows 50. E abbiamo finito con i piercing. Passiamo adesso ai tatuaggi. Il primo tatuaggio è stato fatto nel 2011. Ve lo mostro adesso, poi ve lo spiego. Quest'aquila per me voleva simboleggiare libertà, una libertà che pensavo di raggiungere staccandomi semplicemente dalla famiglia. Invece purtroppo il gesto di staccarmi dalla famiglia lo rifarei, ma se potessi sceglierei un'altra città. Non escludo una cover fra qualche anno, quando magari ci sarà qualche soldino in più. Questo primo tatuaggio mi è stato regalato, però ho sentito il prezzo perché ero presente e l'ho pagato 120 euro. Dolore un po' sulle piume, però se l'ho fatto io che ho la tela della varice spastica, lo possono fare tutti, veramente, con una buona mano. Il secondo tatuaggio l'ho fatto nel 2015, quando avevo Freya, perché appunto è dedicato a Freya. Vi faccio vedere direttamente la correzione adesso. In realtà però ho avuto ben due puntate, perché la prima persona non era, diciamo, abbastanza competente, non dirò chi è, e quindi l'ho dovuto colorare. La prima parte mi è costata 300, sì, 300, buonanotte. Mi è costata 35 euro e la correzione 70 euro, però non tornerei dopo ho pagato 70 euro, perché 70 euro per 15 minuti di correzione secondo me sono un po' troppo, anche se dicono che la tariffa sia oraria. Il terzo e ultimo tatuaggio l'ho fatto con una nuova tatuatrice diversa dai primi due, perché chi mi ha fatto l'aquila ha chiuso, che poi è lo stesso che mi ha fatto il primo piercing al naso, e quello che l'ha fatto male, e quindi ho dovuto cercare una nuova tatuatrice, ma va bene così perché è bravissima. Il terzo tatuaggio è questo. Oltre ad essere palesemente dedicato alla saga di Harry Potter, chi mi segue e mi conosce da un po' lo sa, in realtà contiene un doppio significato, che consiste nel ricordare mia nonna paterna, che non c'è più da 5 anni e mezzo. A luglio del 2018 faranno 6 anni. E always sta a significare, oltre che alla celebre frase tratta dal film di Harry Potter, che comunque lei sarà sempre sulla pelle e dentro di me. Non pensate che vi parli di questo con tristezza, perché se avete visto il mio video sulla religiosità, saprete che comunque io credo in una vita dopo la morte. Quindi sì, il corpo di mia nonna effettivamente non fa più parte di questa terra. Però la sua anima è immortale e questo mi dà un grosso, come si dice? Rinfrancamento, boh, non mi viene la parola. Ho appena detto sicuramente una cagata immonda. Comunque, non scrivetemi nei commenti compassione per mia nonna che è morta, perché sappiate che l'anima è immortale. Ho avuto le prove sulla mia pelle. Vi lascio il video della religiosità, ovviamente, nelle schede. Questo tatuaggio mi è costato 100 euro. Non vi ho detto le cure, perché ciascuno propone le sue. Comunque, i tre piercing sono stati curati. I tre piercing hanno avuto come cura prescritta quella di acqua e sale per l'elix. E gli altri due invece soluzione salina iniettata con la siringa. I tatuaggi li ho curati con il bepante, non il tempo, generalmente un mese. E vi consiglio di rispettare sempre quello che vi dice
il piercer o tatuatore che sia. Bene, io a questo punto spero di aver detto tutto perché già la seconda volta che faccio sto video, la prima volta c'era troppo casino. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video, di seguirmi su tutti i miei social, specialmente su Instagram che ho cambiato e non riesco a ritrovare tutti voi. Vi mando un bacio. Scusate per il vento stile cime tempestose, se si sente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!